Ci troviamo al Cinema Adriano di Roma per la manifestazione nazionale degli avvocati italiani. Si protesta contro quella che è stata definita una liberalizzazione selvaggia che provoca la rottamazione della giustizia. Si radicalizza la protesta degli avvocati con l'astensione dalle udienze il 23 e il 24 febbraio, proclamate inoltre altre 4 giornate di astensione dal 21 al 24 marzo in contemporanea al congresso straordinario forense di Milano. Maurizio De Tilla, presidente dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana, ricorda i punti principali della protesta, ovvero si richiede l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto Crescitalia che cancella le tariffe e l'eliminazione della norma della manovra economica bis che consente la presenza di soci di capitale negli studi professionali. Fra le altre richieste anche il superamento della recente legge sul processo civile. L'avvocatura, spiega il presidente Maurizio De Tilla, deve considerarsi estranea a qualsiasi iniziativa di liberalizzazione selvaggia perché è un soggetto di rilevanza costituzionale, titolare della funzione di tutela dei diritti individuali dei cittadini. Ai nostri microfoni il parere degli avvocati. Certamente una situazione di intollerabilità e di insostenibilità. La classe forense in ordine a una normativa che in qualche modo penalizza noi tutti professionisti e che in primo luogo penalizza il cittadino che si trova in qualche modo coinvolto in questa normativa, diciamo azzardata, poco rispettosa dei diritti di noi tutti. Hanno fatto una legge sulla media conciliazione che è una porcata. La legge sulla media conciliazione serve soltanto ad aumentare i costi della giustizia, a fare un quarto grado di giustizia. E a rendere più difficile l'accesso della giustizia ai più, perché tutto diventerà molto più costoso e sarà quasi impossibile per gli utenti e i cittadini che abbiano poche disponibilità finanziarie a poter ottenere il giusto diritto in un processo. Un'altra cosa, la norma sul socio di capitale. È una norma che favorirà la camorra, cioè prevede che qualunque persona, anche con la quinta elementare, può investire dei capitali in uno studio legale. Ovviamente un avvocato giovane e pulito non troverà nessuno che mette capitali nel suo studio.